Oggi è stata una giornata particolare, una giornata appunto organizzata da Mantova Outlet Village e dedicata ai proprietari di cani e ai loro quattro zampe. Una giornata che hanno potuto passare assieme divertendosi, partecipando a incontri, convegni, incontrando degli esperti che gratuitamente hanno dato loro informazioni sulla gestione della quotidianità e sul benessere dei pet. E abbiamo avuto un ospite d'eccezione che è l'inviato conduttore televisivo di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, che da un po' di anni si occupa con grande successo del benessere animale e soprattutto della lotta contro il maltrattamento. Il messaggio di Edoardo è stato molto importante ed è stato principalmente di denuncia, nel senso di ha sottolineato l'importanza di non essere complici di queste situazioni negative delle quali purtroppo veniamo a conoscenza, ma è importante che ognuno di noi nel suo piccolo reagisca e partecipi. Quando la famiglia decide di passare una domenica in un posto bellissimo, oggi anche baciato dal sole, col proprio cagnolino, quindi con la famiglia al completo, è bellissimo, fa bene al rapporto tra uomo e animale. Voi siete la risposta, diciamo, ai servizi che faccio. Io faccio vedere sempre un sacco di brutte cose, questa è la risposta positiva a quelli che amano gli animali, quindi fare un applauso a voi innanzitutto che avete deciso di venire qua col vostro cagnolino a passeggiare, a fare una sfilata e a vedere un sacco di cose. Io sono sempre convinto che chi decide di assumersi la responsabilità, perché da un cane è una responsabilità, di allevare un cane, e perché ha un animo sensibile, dolce, soprattutto se lo tiene con un figlio a casa, sulle ginocchia come fa il signore, insomma, che diventa parte della famiglia, vuol dire avere un'altra bocca da sfamare. Quella differenza è che i bambini a un certo punto crescono, ti salutano e si vanno a farci loro, il cagnolino rimane piccolo tutta la vita, quindi se vive 10, 15, 20 anni o 25, perché ci sono degli orsciarini ad esempio che arrivano a 22, 23, 24 anni, voi sapete che avete un bambino, perché sarà sempre un bambino, quindi avete dato a mangiare, portare fuori, è tutta per 20 anni della vostra vita. Una giornata importante dal punto di vista commerciale, c'era infatti una promozione dalle ore 14 alle ore 19 che dava diritto, presentandosi col proprio pet, ad uno sconto del 30% nei punti vendita, ma oltre al valore commerciale che è un po' scontato nella nostra realtà, per noi l'importanza era il messaggio etico che volevamo dare alla nostra clientela. In un'ottica di sensibilità crescente nei confronti degli animali, volevamo spiegare che la direzione è quella giusta e quindi comunque abbiamo cercato di trasmettere l'importanza di considerare a tutti gli effetti i propri quattro zampe delle parti della famiglia, dei membri della famiglia.